Insediato stamani dall'assessore alla sicurezza del territorio Carlo Masci, il Comitato Scientifico Regionale per la Sicurezza e la Legalità, che potrà avvalersi per tutta la programmazione di fondi FAS per circa 10 milioni di euro. Il Comitato è presieduto dal docente di diritto penale all'Università del Salento, Vittorio Manes, ed è composto anche dai rappresentanti dei corpi di Polizia Municipale di Pescara, Mario Fioretti, di Pineto, Giovanni Cichella, di Rocca Casale, Michele Sabatini, e dall'ex comandante del Comando di Vasto, Evandro Sigillo. Gismondi. Oggi la cultura della sicurezza e della legalità è fondamentale per sviluppare una società migliore e quindi questo Comitato Scientifico per la Sicurezza e per la Legalità lavorerà affinché ci sia un dettato legislativo chiaro che favorisca proprio la sicurezza e la legalità e poi per utilizzare queste risorse che ci sono e sono notevoli perché sono le risorse dei fondi per le aree sottoutilizzate sul territorio per migliorare le condizioni di sicurezza e di legalità. Oggi si può lavorare bene, abbiamo un comitato che si è insediato, persone autorevoli che hanno delle idee e metteranno in atto tutti i processi innovativi per far sì che questa regione possa essere all'avanguardia sulle tematiche della sicurezza e della legalità. L'obiettivo strategico del Comitato è anche quello della riforma della legge regionale sulla polizia locale per stimolare anche tra gli operatori della sicurezza un senso di appartenenza regionale che finora è mancato. L'impressione che ho avuto dopo il mio insediamento è che non ci fosse la percezione di una polizia locale regionale. Noi dobbiamo fare in modo che tutte le polizie municipali si sentano partecipi di un unico corpo e questo serve anche per rafforzare la sicurezza nella nostra regione, per creare delle sinergie che devono esserci per migliorare nei confronti dei cittadini questo discorso della sicurezza.